Sono Luca Bizzarri e ho appena donato il mio contributo a un'associazione di volontariato tramite Satispay. È comodo e affidabile, fidati! Bravo, è bellissimo fare beneficenza, però anche pagare la fattura di chi ti ha sistemato l'antenna, no? Guarda che Satispay è comodo anche per pagare me. Ma Simone, sto facendo beneficenza, è per una buona causa, poi te la pago la fattura. Mamma mia, poi dite dei genovesi. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Ci hanno provato i miei, devo dire che ci hanno provato. Hanno provato a farmi fare il chierichetto, il boy scout, mi hanno cresimato, comunionato, anzi prima comunionato e poi cresimato. Hanno cercato di farmi andare in chiesa tutte le domeniche, poi dai, vieni almeno a Natale, vieni almeno ai matrimoni, ai funerali, alla fine hanno mollato. Alla fine io entro nelle chiese, luoghi che trovo meravigliosi e pieni di fascino, luoghi in cui mi piace passare del tempo, ci entro ma solo quando non c'è una funzione in corso. Se c'è, aspetto fuori perché mi parrebbe irriguardoso nei confronti di chi a quella funzione dà un valore, perché io non riesco a darglielo, partendo dal fatto che non credo al dogma di partenza, quindi tutto il resto viene di conseguenza. Mi riesce perciò molto complicato parlare o giudicare i comportamenti della Chiesa, quella con la C maiuscola, le sue prese di posizione, i suoi interventi sulla vita dei fedeli. Non essendolo, il primo pensiero è: facciano un po' come preferiscono, a me non cambia nulla. Ogni tanto però non riesco a tacere e non ci riesco davanti all'ipocrisia. La notizia, quella che sta facendo più scalpore in questi giorni, è: il Vaticano apre, trans e gay potranno essere battezzati e essere padrini e testimoni di nozze. Uno legge e dice: dai, un piccolo passo avanti. A parte che non sapevo che i gay non potessero fare i padrini, in vita mia l'ho fatto 4 volte e nessuno mi ha mai chiesto se mi piacesse accarezzare dei camionisti nelle piazzole. Bizzarri, che schifo, questa è una battuta omofoba, non puoi rappresentare gli omosessuali così, io non ti ascolto più, sono indignato. Ecco, l'ho già detto io, posto così, grazie. Certo, per le persone trans la cosa è un pochino più evidente, ma anche lì è evidente solo se sul documento c'è un genere diverso, vabbè, ci siamo capiti. Comunque fino a qui tutto bene. Basta non andare a leggere cosa c'è scritto davvero su quel documento. E c'è scritto, cito da Huffington Post: via libera anche a padrini omosessuali che convivono con un'altra persona, basta che conducano una vita conforme alla fede. E già qui cosa vorrà dire? Perché una vita conforme alla fede può voler dire tante cose. Andare a messa tutte le domeniche o astenersi dal fare sesso? E come si verifica sta cosa? Mettiamo le telecamere? Vabbè. Ma questo ancora ci sta? E quel che viene dopo invece fa un po' più impressione. Un transessuale, cito, che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale o a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso, può ricevere il battesimo se non vi sono situazioni in cui c'è il rischio di generare pubblico scandalo o disorientamento tra i fedeli. Cosa vuol dire generare pubblico scandalo? No, perché ho l'impressione che Vladimir Luxuria, che va a farsi battezzare, non passi proprio inosservata. Sicuramente qualcuno alzerà il dito. A quel punto cosa facciamo? Diciamo, scusa Vladimir, no. Ma non è finita qui. Continuano. A determinate condizioni, non si capisce quali, si può ammettere al compito di padrino o madrina un transessuale adulto che si fosse anche sottoposto a trattamento ormonale e a intervento chirurgico di riattribuzione di sesso. Non costituendo però tale compito un diritto, la prudenza pastorale esige che esso non venga consentito qualora si verificasse pericolo di scandalo. A ridaglie con lo scandalo. La Chiesa mondiale ha una sola paura, lo scandalo. Che dal comportamento di certi suoi rappresentanti oltretutto non si direbbe. E qui forse non è solo la Chiesa, ormai tutti hanno paura solo dello scandalo. Si può fare di tutto, persino dare dei diritti a delle persone che davanti al loro Dio sono tutte uguali. Basta farlo senza scandalo, basta farlo di nascosto. Cioè una comunità che ha 2000 anni, che ha formato la civiltà contemporanea, che ha prodotto diritti umani e anche carneficine perpetrate in suo nome, che ha ispirato i più grandi artisti della storia, non riesce a dire una parola semplicissima. Le persone hanno tutte gli stessi diritti e se qualcuno si scandalizza, sti cazzi. No,
Se qualcuno si scandalizza, allora niente. Allora facciamo un passo indietro, non vorremmo mai perdere fedeli, anzi, perdere followers, perdere cuoricini, perdere lettori, perdere consenso. Ma siamo sicuri che il metro di Dio sia il consenso? Siamo sicuri che Gesù, che sia esistito o meno, che abbia fatto o meno quel che si racconta, che fosse o meno quel che si dice che fosse, siamo poi sicuri che il suo fine fosse quello di non creare scandalo? Perché a quel che ne so io, di scandalo ne fece parecchio, uno scandalo che gli costò carissimo, ma poi lo rese anche abbastanza popolare negli anni. A domani! Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhanunamico@gmail.com o nonhanunamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.